Voilà, introduction au modus initiandi di Christian Antonio Pagano con la mascotte. Christian Antonio Pagano, introduction au modi significandi, edito da Mediapol a Parigi nel 2013, è un libro di 120 pagine. Christian Antonio Pagano, Christian è il nome preso con l'ordinazione sacerdotale, dottore in teologia. Quasi 50 anni fa voleva sostenere una tesi di dottorato di ricerca sulla teologia della comunicazione. Roland Barthes, il semiologo che sarà il suo direttore di tesi, la relatrice è stata Giulia Cristeva, cercava qualcuno che avesse il latino come seconda lingua e la conoscenza comune di Michel de Certeau, gesuita, storico, antropologo, semiologo e cofondatore della scuola lacaniana, fa da tramite tra i due. E così l'ancor giovane Christian Pagano, che ha sostenuto in latino la sua tesi in teologia in latino, è indirizzato alla lettura della grammatica speculativa o de modis significandis, chiamata anche grammatica generale o teorica, che anche a seguito della lettura della sua introduzione possiamo dire che è la radice, questa grammatica speculativa, della linguistica moderna. Era questa anche la ragione dell'interesse di Roland Barthes, che ricordiamo è scomparso nel 1980. Da allora Antonio Pagano vive e lavora nei dintorni di Parigi. C'è un libro di base per questa ricerca e si tratta della grammatica speculativa di Thomas Derfurth, che fu messa per errore sotto il nome di Duns Scotto. Ancora Martin Heidegger, nella sua tesi di dottorato del 1916 su Duns Scotto, gli attribuisce la grammatica speculativa. Tra l'altro, la diffusione del testo è dovuta anche a questo qui pro quo. C'è in questo denso libro, peraltro breve, riassunto il panorama degli autori e dei libri che sono il contesto in cui è emersa l'opera di Thomas Derfurth. Si tratta proprio, come recita il sottotitolo, di un contributo allo studio delle grammatiche speculative del secondo e del terzo secolo. Christian Pagano non pretende di fornire una tesi o una teoria compiuta sulla grammatica e sui modi significandi. Il suo gesto è l'apertura di un cantiere che riprende la prima grande elaborazione del segno dopo l'antichità, dopo la grecità, un capitolo che nelle ricerche linguistiche è citato solo come un pezzo museale, quasi un fuoripista rispetto all'odierna linguistica. Christian Pagano esplicita come il segno lavori la storia e il pensiero e in altri termini offra una documentazione sul dispiegamento nella storia dei modi di significazione. Citiamo: gli uomini in effetti amano i segni e i loro linguaggi, non cessano di significare e non per questo il segno cessa di porre dei problemi e dapprima quello della sua stessa significazione. I modi di significare questa significazione, eppure la sua affermazione o la sua negazione, cambiano secondo l'ambiente culturale. Con la problematica del senso,
la ricerca dei modi di significazione, di significare, di significanza, ci troviamo al punto di convergenza di varie discipline, le più diverse: linguistica, logica matematica, psicanalisi, psicologia genetica, fenomenologia, strutturalismo, positivismo, e non cita teologia e filosofia. Il problema fondamentale per Christian Pagano rimane: la comunicazione è veramente qualcosa al di là dei suoi stessi segni? O in un'altra prospettiva siamo noi a parlare, o c'è qualcun altro che ci parla? Si introduce qui la questione dell'inconscio. Lacan ha risposto a questa domanda con sa parla, es parla, l'inconscio parla. L'inconscio è parlante. In ogni caso l'io non è padrone, non ha nessuna padronanza e nessun controllo sulla parola. Questo problema ha radici ancora più antiche, si trova nei primi trattati di grammatica della filosofia indiana, per l'Occidente si trova nei greci. Platone, nel suo Sofista, lo mette in gioco nella lotta tra idealisti e materialisti, un combattimento senza limiti né misure. Gli umani sarebbero sotto l'impero di un duello senza uscita, e anche la guerra civile universale che scopre Carl Schmitt, il fratricidio, e l'istituzione della coppia amico-nemico, sempre in Platone, nella Repubblica. È la stessa divergenza che si trova alla base della querela degli universali nel Medioevo e culmina appunto nelle dispute tra modisti che ammettono una certa realtà ai modi significanti e gli antimodisti di tendenza nominalista che la negano. Questione che rimane anche nella domanda: il segno è o non è qualcosa? E se parte del segno è inconscia, c'è chi si chiede se l'inconscio sia o non sia qualcosa. Questione irrisolta e forse mal posta anche da un'altra domanda: esiste un fondo comune del sapere, ovvero una struttura elementare della significazione? Il parlante natio di Chomsky è una risposta che, come ogni altra, non ha mai risolto la questione. Anche i tre vettori dell'insegnamento di allora, il cosiddetto trivium, costituito da grammatica, dialettica e retorica, dovrebbero rubricarsi nella forma dell'universale. E annota Christian Pagano che nel Medioevo non ci si è occupati del linguaggio grazie al trivium, ma malgrado il trivium, che rappresenta l'ordine formale e quindi un quadro del conflitto tra la significazione e la forma, tra la lettera e lo spirito. Interessante è seguire la lettura di Christian Pagano in ogni dettaglio, come quello in cui Thomas Derfurth segue Averroè nel suo commentario della fisica di Aristotele e afferma che ci sono due modi principali nelle cose: il modus entis, che esprime un habitus permanente, e il modus esse, o fieri, che mira a divenire. Da questi modi i grammatici hanno tratto le parti principali del discorso: il nome e il verbo. E nell'attuale, solo procedendo dalla psicanalisi come altra linguistica, come scienza della parola, il nome trova il suo statuto, che permette di intendere anche quanto il nome del padre debba invece
alla grammatica tout court, di certo non speculativa. Questo è anche il motivo per cui i modisti e la problematica che li riguarda sono stati praticamente ignorati dalla storia, ben oltre i motivi che si rifanno all'oscurantismo medievale, al fatto che questo pensiero si sia sviluppato nell'ambito del trivium, che era concepito solo come una preparazione alla vera scienza, che emergerà poi con Galileo più che con René Descartes. La difficoltà stessa, tra le varie ipotesi, di trovare e di studiare questi manoscritti sparsi. L'ipotesi di lettura di Christian Pagano è che mai l'uomo ha sentito così profondamente il problema dei rapporti tra l'essere e il linguaggio, che tra l'altro è anche un titolo più bello dell'essere e il nulla di Sartre, o di essere e tempo di Heidegger. E all'interno del linguaggio, tra le categorie universali, è l'atto di parole. In tal senso la grammatica come ontologia è il fatto, e la partita si gioca tra chi immagina e crede nel fatto e chi indaga l'atto di parole. Riconoscendo, come fa Christian Pagano, il merito ai modisti di essersi posta la questione di una scienza positiva del linguaggio, risulta chiaro che questa è oggi sparsa tra l'ontologia formale, la semantica generale, la grammatica generativa, come quella di Chomsky. Non sfugge a Christian Pagano, e perché mai dovrebbe sfuggirgli, che Charles Peirce dichiara che la prima parte della sua semiotica corrisponde alla grammatica speculativa di Thomas Derfurt, e diciamo noi che la sua teoria dell'abduzione, dell'ipotesi del nuovo e quindi il pragmatismo, considerato un inventore del pragmatismo, riconosciuto anche dal suo amico William James, risponde alla questione, questa teoria dell'abduzione, dell'atto di parola. Il modus significandi è la politica del segno, il pragma, mentre la logica avrebbe dovuto essere la grammatica. E il sogno d'imperio della grammatica è che i modi significandi fossero a essa interni e quindi già significati. Invece, pur mantenendo la grammatica provvisoriamente, diciamo che i modi significandi ne sono l'altra faccia, non tanto esecutiva e quindi come semplice implicazione logica della grammatica, ma pragmatica, che per instaurarsi ha bisogno appunto dell'abduzione, ha bisogno di ipotesi del nuovo e non solo ipotesi logico-deduttive su quello che è già stato messo all'inizio, nelle premesse, per l'appunto dette logiche. La grammatica speculativa come termine è quasi un ossimoro: o è grammatica o la speculazione richiede un'altra cosa, lo specchio in speculare, nella parola specchio, senza di cui il senso comune funzionerebbe umanamente di copertura rispetto al controsenso che emerge nel lapsus linguistico. Dovremmo dire che rispetto al moderno e rispetto alla psicanalisi, la grammatica speculativa e ogni altra si infrange contro lo scoglio del lapsus linguistico, oggi chiamato freudiano. Non contento d'essere a capo dell'iniziativa che ha portato alla recente edizione di questa tesi di dottorato, rimasta nella biblioteca di Christian Pagano per tutto questo tempo, e di aver inoltre pubblicato
come trasfinito in coedizione con Media Paul, in francese, il suo ancora recente libro La passione del senso, essere il proprio destino, del 2012. Ebbene, sproniamo anche la pubblicazione dei testi letti per questa ricerca sotto il titolo Dizionario linguistico del Medioevo, sempre in francese. E in questo caso un grazie a Liberi TV per ospitare una rubrica dove acceniamo anche a questioni che non sono proprio all'ordine del giorno.